È stata una manifestazione in grande stile, quella organizzata dal WWF del Friuli Venezia Giulia in via Savorniana Udine. Decine di comparse a fare da automobilisti, pedoni e ciclisti, autobus, autoambulanze, a mettere in scena simulazioni di soccorso da incidente stradale fino ad una gara di velocità per dimostrare che la bicicletta si muove in città meglio dell'automobile. Il tutto per sensibilizzare sul tema dell'eccesso di smog in città. Forse qualche passante si sarà chiesto se per caso in via Savorniana si stesse allestendo un set cinematografico. Non è del tutto errato. Questo pomeriggio a Udine è stata messa in scena l'educazione all'ambiente. Si sa che a volte un'immagine vale più di 1.000 parole e se non fosse bastato ricordare in questi giorni come uno studio dell'azienda sanitaria numero 4 del Medio Friuli abbia stabilito che all'attuale concentrazione di polveri sottili nell'aria di Udine sia attribuibile una media di quasi 50 decessi all'anno, il WWF del Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con altre associazioni, alla SAF e al Comune, ha allestito una manifestazione che in Friuli non si era mai vista. Ecco la messa in scena di via Savorniana intasata dal traffico. Spesso nelle automobili viaggia una sola persona, per cui ecco lo spazio occupato dalle stesse persone se andassero a piedi, una messa in scena ripetuta poi con le biciclette. Ma la cosa più importante è che la quarantina di persone che si muovevano in macchina avrebbero potuto benissimo, come è stato dimostrato, accomodarsi in autobus. Strada sgombera, città più vivibile e inquinamento vicino allo zero. Purtroppo le immagini non riescono a rappresentare anche l'inquinamento atmosferico. Che reazioni state raccogliendo? Ci sono molti curiosi che si sono fermati qui in via Savorniana. Beh, nonostante la pioggia c'è una certa attività e anche abbastanza divertente vedere queste cose. C'è anche qualcuno che ha contestato viva l'inquinamento. Sentito gridare da qualche commerciante e spero che sia molto localizzato questo problema e non sia diffuso. La manifestazione si è conclusa con una sorta di competizione per le vie della città tra bicicletta e automobile, un modo per dimostrare che oltre a non inquinare, in bicicletta si arriva prima.